sindaco, lei ha sempre tanta attenzione verso le politiche sociali, i giovani ragazzi. Partiamo da questa bellissima mattinata alla Borrelli, incontro con i bambini, ma anche un pensiero agli anziani. Un'estate diversa abbiamo portato avanti in quest'estate, un insieme di gioia tra i nonnini e i bambini delle famiglie più disagiate. Nonno raccontami è un modo per tenere insieme la terza età e i bambini in uno stesso luogo, un luogo che ha dei problemi, non lo nascondo, casa di riposo sto parlando, però portando gioia in questo luogo, ma soprattutto allietando la giornata della terza età attraverso i racconti che nonno fa nei bambini e i bambini attraverso la loro semplicità, la loro chiarezza nell'esporre le loro idee, noi abbiamo fatto trascorrere un'estate diversa ad entrambe, dal nonno al bambino. Stamattina sono stato alla casa di riposo, sapete bene che sono uno scout, ho fatto con i bambini la pasta di sale, ho insegnato delle canzoncine che facevo con i miei lupetti e coccinelle. È un sindaco un po' sui generis, mi dicono, un sindaco un po' matto, ma con determinazione sto cercando di far cambiare pagina alla mia città. Una pagina che è fatta di semplicità, ma soprattutto di portare Pompei ad avere il ruolo che deve avere. Patrimonio dell'umanità, non è il nostro patrimonio, ma un patrimonio di un cittadino che si chiama turista e che quando arriva deve trovare una Pompei diversa. Sindaco, sono trascorsi alcuni giorni dall'insediamento, qual è la sua considerazione su questi giorni di governo, tra il bene e anche qualche piccolo insomma intoppo? Gli intoppi sono fondamentali, anzi sono il sale di una buona amministrazione. In questo momento che stiamo registrando, alla mia sinistra c'è la maggioranza, una maggioranza che avevamo dato già per spaccata, invece se potete già inquadrarli, stanno lavorando a quest'ora. E siamo già a tardo orario, sono le 20 di giovedì sera del 31 luglio, dove noi portiamo avanti delle iniziative, delle idee, una maggioranza compatta, 10 consiglieri ai quali ho affidato degli incarichi, ma quelli concreti, quelli reali, non i pezzi di carta che si danno, che lavoreranno insieme al sindaco per una nuova Pompei. Ed ecco che noi in 4 settimane, anzi siamo al 40° giorno, abbiamo voluto designare e soprattutto disegnare un nuovo metodo per poter affrontare quotidianamente le problematiche, ma con una serenità e soprattutto quella pacatezza che bisogna trasmettere poi ai cittadini. Le problematiche sono tante, non è possibile risolverle tutte rapidamente, infatti sto chiedendo ai cittadini collaborazione, ma soprattutto tanta pazienza. Sicuramente ci riusciremo, perché il nostro unico interesse di questa maggioranza del governo cittadino e del sindaco di Pompei è di risolvere i problemi dei cittadini e ridare a Pompei la visibilità che è dignitosa per una città come la nostra.